No, direi bene. Erano presenti i vertici di Inter e Milan e l'amministratore delegato di Webuild. Spirito buono, però adesso c'è da lavorare. Il Comune accoglie la proposta di Webuild di fare questa analisi, questo studio pro bono, e che dovrà essere completato, come abbiamo detto, entro giugno. Le squadre hanno confermato che in pochissimi giorni passeranno dei documenti con le loro richieste. Quali sono le richieste? Sono sia relative a quello che ci deve essere all'interno dello stadio, posti VIP, miglioramento dei servizi, che vuol dire ascensori, bagni, accessibilità per tutti, che per noi è importante, e anche invece servizi all'esterno, spazi commerciali, lounge, in attesa per chi arriva allo stadio prima. Ovviamente tutto quello che sta fuori sta all'interno delle regole del PGT, ma questo mi pare ormai assodato. Quindi da qua a giugno in realtà saremo fermi in attesa di questo lavoro. Il lavoro deve dimostrare che si può farlo a un costo sostenibile. Adesso dirmi quanto dipenderà anche un po' da quello che le squadre chiedono, e soprattutto bloccando il minimo possibile lo stadio stesso. È evidente che io nel frattempo non mi aspetto che le squadre rallentino sui progetti alternativi, questo no. Non posso chiederlo, non avrebbe alcun senso. È altrettanto evidente che però se Webuild arrivasse a produrci un buon piano che risponde ai requisiti di cui avevamo detto, a quel punto mi aspetterei una risposta dalle squadre. Quindi, difficile essere ottimisti o pessimisti. Diciamo che l'atmosfera intorno al tavolo molto positiva, che sono certo che le squadre guardano con interesse a questa opzione, ripeto, sapendo che hanno anche altre alternative, e anche a questo punto cominciamo ad avere un momento della verità che io metto al giugno. Sono già emerse oggi comunque, in attesa del documento di cui ci parlava, delle linee guida da parte delle due società, cioè dei punti imprescindibili. Sì, i punti imprescindibili sono che ovviamente le squadre sanno che sui biglietti, diciamo, normali non sono momenti storici questi in cui si può immaginare di aumentare di granché il prezzo del biglietto normale, no? Le squadre fanno 70.000 tifosi ogni partita, è chiaro che non può andare a chiedere a 70.000 di pagare il biglietto o molto di più. Dove posso aumentare i ricavi? Posso aumentare i ricavi da due punti di vista. Uno invece attraverso i cosiddetti posti VIP, dove aziende eccetera possono pagare per servizi in particolare prezzi molto più alti. E la seconda cosa è attraverso l'idea che dei tifosi, VIP o non VIP, vadano allo stadio o nell'area dello stadio prima e che possono vivere l'esperienza su più ore, quindi dal pranzo all'acquisto delle cose, a vedere il museo. Quindi imprescindibile ovviamente per loro è poi un museo di livello. Quello di oggi non è oggettivamente, diciamo la verità, granché, però fa tanti visitatori. Spazi ristorazione e servizi, spazi commerciali, quindi questo per loro è imprescindibile, e questo io credo che sia assolutamente normale. Ecco, siccome è tanto che ci si lavora, di fatto questi requisiti, queste analisi tecniche ce li hanno già, le forniranno, cercando di far convergere le esigenze di Inter e Milan, ma che se le logiche sono queste non possono essere così.